sembra molto importante spiegare fondamentalmente che questo pianeta, col suo motore interno, ci ha dato la vita, ha creato le montagne, ha creato i fiumi, i laghi, gli oceani, e diciamo che siamo degli ospiti sgraditi se lo trattiamo in questo modo. La conclusione della mia relazione era proprio questa, cioè sostanzialmente il pianeta non si merita il nostro inquinamento. Dovremmo conoscere di più la geologia, perché se oggi, come dire, è stata una lezione molto simpatica, didatticamente interessante, dobbiamo capire che se non abbiamo delle conoscenze geologiche sul piano costruttivo è un disastro. Quindi sostanzialmente dobbiamo cercare di accompagnare sempre le conoscenze geologiche e geotecniche con quelle edificatorie. Secondo te si sta prendendo pian piano coscienza, anche grazie alle manifestazioni partite da una ragazzina, poi sostanzialmente la piccola Greta? Straordinario, io dico che queste manifestazioni devono essere tante. Ma è molto più importante che dalla manifestazione poi si passa ai dati, cioè alla conoscenza reale, perché le persone si interessano, a volte ci sentono gridare magari per strada e allora non capiscono, perché chi grida in realtà ha delle motivazioni fondate, cioè sono quelle che avete sentito questa sera, cioè è corretto manifestare, anche perché, ripeto, noi non abbiamo un planet B, non abbiamo un pianeta di riserva, noi geologi sappiamo che questo è il nostro pianeta e quindi lo dobbiamo trattare bene, e penso che il tempo sia davvero scaduto. Avete visto alcuni dati straordinari, si tratta che per inquinamento una vita si spegne prematuramente ogni 5 secondi nel pianeta. Ma cosa vogliamo fare a questo pianeta Terra, che davvero con i suoi meccanismi e la sua geodinamica ci ha dato la vita?